Nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli. Non sto parlando di Matteo Salvini o di Fabrizio Corona, o tanto meno di Fedez, traduzione compensata in 2 minuti di cattivo. Ma sto parlando dell'artista statunitense Marcus Roskovich, in arte Marcus Rothko, Mark Rothko, nato nel 1903, morto nel 1970. Perché questa introduzione un po' burlesca? Perché indubbiamente Mark Rothko segue proprio questo dettame, uno che ancora oggi fa indubbiamente discutere. Espressionista astratto statunitense, viene giudicato come il suo non meno importante collega italo-argentino Lucio Fontana. Ricordate Telemonocromo? Chi segue Parliamo d'Arte, ora Artemis, da 3 anni sa quante discussioni mi sono fatto con chi dice le posso fare pure io, sono delle tele tagliate, un sacrilegio, ma che ci vuole a farle? Poi prendendo il film di Così parlò Bella Vista, dove c'è la famosissima citazione di Lucio Fontana delle tele monocromo tagliate, il fatto che guadagnasse soldi non facendo praticamente nulla. Commenti frivoli che mi sono più, molto spesso ritrovato, scusate, nei commenti e anche nella vita personale a controbattere. Critici d'arte e pubblico si dividono appunto nel gridare al capolavoro di fronte alle sue opere, invece c'è, come ho già citato, gente che le reputa assolutamente delle manfrine. Ma cosa avevano in comune Rocco e Fontana? Non lasciare impassibili. Dicevamo, mai lasciare impassibili, questa era la filosofia di Marco Rocco, che ha spesso raccontato come i suoi lavori possono intristire, talvolta dare energia, altre volte donare calma e riflessività, ma senza mai lasciare lo spettatore impassibile davanti appunto ad una sua tela. Le opere degli inizi sono chiamate Subway Paintings perché sono dipinti che hanno come setting la metropolitana di New York City e l'autoritratto del 1936 dove un misterioso Mark Rothko indossa occhiali da lenti scure e in un interessante gioco monocromatico sembra quasi richiamare a un autoritratto di Rembrandt. Tuttavia l'artista si sente frustrato nel tentativo irreale di dipingere persone. Lui stesso testualmente citava: chiunque abbia tentato di riprodurre la figura umana l'ha mutilata. Ma è nei primi anni del 1940 che, amando profondamente le tematiche di Eschilo e di Nietzsche, che Rothko inizia ad avvicinarsi anche a quella che è la mitologia e la corrente surrealista, con soggetti mirabili quale il celebre Antigone, fino al sacrificio di Ifigenia. Tuttavia, è nel 1946 che si ha la vera e propria svolta verso la corrente artistica dell'astrattismo, grazie alla celebre serie Multiforms, che vi lascio qua sotto come esempio. Composizioni dense e organiche, provviste però di formati verticali larghi. Dal 1950 i dipinti di Rothko iniziano finalmente a diventare riconoscibili per le caratteristiche che l'hanno reso famoso. Due o tre forme rettangolari sovrapposte una sull'altra che giocano con un infinito range di tonalità di colore, creando quell'inconfondibile vibrazione presente in tutti i suoi lavori, così simile all'allure di una melodiosa sinfonia o di una poesia. Nel 1950 Rothko accetta la commissione della famosa catena di ristoranti Four Seasons, progettata da Philip Johnson per il Seagram Building di New York City. Le nove opere prendono il nome di Seagram Murals, nonostante Rothko rifiuti successivamente il progetto, sostenendo che il locale sia un posto dove i bastardi più ricchi di New York, cito proprio le sue parole, ragazzi, verranno a nutrirsi e a mettersi in forma. Ipsi dixit, mi verrebbe da dire. Nel 1969 il pittore dà vita a pannelli scuri, spesso monocromatici, che generano luce propria, creando così marroni miscelati, rossi, viola, accostati al nero, simili a una misteriosa notte profonda. Queste opere vengono chiamate Black Forms, richiedono che lo sguardo di noi spettatori si abitui gradualmente prima di rivelarsi appieno. Parole di Rothko su Black Forms. Io non profetizzo le sofferenze che verranno, dipingo solo il dolore che è già presente. Ho imprigionato la violenza più assoluta in ogni centimetro della superficie. Negli ultimi anni di vita di Rothko abbiamo la Black and Grey Series, realizzata appunto tra il 1969 e il 1970, dove si distingue una nuova composizione acrilica, un nuovo studio degli scuri, formata da un rettangolo nero in alto e un grigio in basso, circondata da una cornice bianca. Queste opere vengono associate a quello che è il periodo di declino fisico, appunto, di Rothko, che ci avrebbe lasciato da lì a qualche mese, e al suo stato depressivo.
Altri invece adducono comunque un ulteriore studio che passa dall'astrattismo al minimalismo in voga in quegli anni lì. La presenza di Giacometti è un ricordo del monumentale dipinto commissionato a Rothko dall'UNESCO per il quartier generale parigino. Ve lo lascio qui sotto. Questo lavoro avrebbe dovuto essere posto vicino a un grande scultura appunto di Giacometti, per il quale l'artista americano provava una grandissima affinità. Rothko però rinuncia al progetto del 69, ma continuerà la serie fino al giorno della sua morte, avvenuta appunto nel febbraio del 1970. Un'esistenza, quella di Mark Rothko, improntata alla ricerca di un sentimento, secondo me, troppo umano, che riecheggia appunto nell'eternità. Le sue ultime parole sono queste: se la gente vuole provare la sacralità, la troverà qui. Se verrà in cerca del profano, la troverà sempre qui. Anch'essa la troverà qui. Ragazzi, è stato un viaggio lunghissimo dedicato a Marcus Rockovich, in arte Mark Rothko, uno dei più grandi artisti, secondo me, contemporanei. Va capito, va apprezzato, come abbiamo detto inizialmente, per quanto riconcerne Lucio Fontana. Fatemi sapere nei commenti in maniera sincera cosa pensate delle opere di Rothko, cosa vi suscitano, che emozioni provate, se c'è un'opera in particolare che vi ha colpito e che volete io approfondisca. E ci vediamo in un prossimo video che non so ancora che tema tratterà, ma sicuramente resterà incentrato su questi che sono i temi ormai cardine del canale, ossia la spiritualità e la ricerca della propria conoscenza di sé attraverso il mondo dell'arte.